Un intervento da oltre 1 milione di euro per il restyling dell'area ex Cadorna nel cuore della città di Arezzo. Partiranno infatti il prossimo lunedì i lavori sulla palazzina di piazza Amintore Fanfani, un intervento di ristrutturazione per recuperare l'immobile. Si tratta dei lavori inclusi nel lotto 1 che interesseranno la facciata, l'installazione di linee vita per tutta la superficie della copertura e la risistemazione della pavimentazione esterna dei due portici di collegamento tra i tre edifici. Un intervento che prosegue quelli di recupero già effettuati nelle palazzine B e C, attualmente sede degli uffici comunali, e che sarà finanziato con fondi ministeriali provenienti dal bando PNRR. Un passo in avanti concreto nei piani di razionalizzazione che l'amministrazione intende realizzare con l'accorpamento di uffici e servizi, ha dichiarato l'assessore Alessandro Casi, in grado di generare benefici in termini di riduzione dei costi di gestione, tempi di spostamenti, per l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, per aumentare la fruibilità e l'accessibilità del servizio al cittadino, oltre che per valorizzare gli immobili storici di proprietà. È stato deciso di realizzare in due step la fase di canterizzazione. Il primo interesserà i lati che affacciano rispettivamente sul piazzale interno e sull'ingresso principale al parcheggio, il secondo invece su quelli che danno su Palazzo Telecom e Porta Buia. Un programma che consente, conclude l'assessore Casi, di rendere temporaneamente inagibile solo un numero limitato di stalli, garantendo così il minor disagio possibile ai fruitori del parcheggio Cadorna.